Non so voi, ma noi alle 8 e 10 del mattino siamo pronti a ridere tutti quanti insieme. Tantissimi. E lo facciamo con Laura Toffolo, a cui diamo il buongiorno, benvenuta nel nostro studio. Presidente di Yoga della Risata e oltre, diamo anche il buongiorno ad Arianna Albertini e Danny Singh che sono qui con noi in studio. Allora Laura, la promessa è quella di farci ridere, ma non far ridere per una qualche ragione, ridere per fare stare bene le persone. Certo. Perché la risata fa bene e allo Yoga della Risata insegnate questo. Ci puoi spiegare un pochino di che cosa si tratta e come funziona? Sì, sembra una cosa strana, in realtà è una idea unica. Noi praticamente ridiamo senza motivo. Non abbiamo bisogno di barzellette, di gag, di avere senso dell'umorismo. E cominciamo a ridere come una forma di esercizio e ben presto, siccome ci guardiamo negli occhi, quindi c'è questo contatto visivo, il contagio, e poi tiriamo fuori la giocosità tipica dei bambini, la risata indotta si trasforma presto in una risata spontanea e stiamo benissimo. E questo perché effettivamente il nostro corpo non avverte la differenza fra una risata simulata e una risata vera. La mente lo sa, ma il corpo no. E sta bene lo stesso, lo inganniamo in qualche modo. Poi si chiama yoga della risata perché effettivamente uniamo delle tecniche di respiro e quindi il respiro fa parte proprio di una parte dello yoga che è il pranayama. È stata inventata da un medico, quindi ha tutta l'autorevolezza di un medico, insomma, no? Importante. Un medico indiano che si chiama Madan Kataria. E lui l'ha cominciata nel 1995 con solo 5 persone in un parco. E poi si è espansa, adesso siamo in più di 120 paesi nel mondo, milioni di persone che ridono senza motivo. Lui, se non sbaglio, ha iniziato con 5 persone. Lui ha iniziato con 5 persone in un parco. Noi siamo stati proprio a vedere questo parco perché è fondamentale vedere anche le origini, no? La sorgente. Molto bella questa cosa. Posso chiederti, com'è cambiata la tua vita in seguito a dopo che hai intrapreso questa strada? Allora, io sono 21 anni che lo pratico, quindi sono un esempio vivente di come può essere veramente importante praticarla. Farò una battuta. Ho 76 anni, non è vero. No, perché se era così, uno diceva, bene, mi iscrivo. Però ce n'ho 66, quindi, insomma, è buono. E da questi... il nostro medico ci dice, dite... 10 anni di più così fa ancora più. Allora, per me è stato proprio un'esplosione di gioia e nei momenti della vita, che chiaramente in questi 21 anni non è che ho fatto solo risate, cioè, ci sono stati vari momenti di sfida, come diciamo noi, difficili, eccetera, però mi ha sempre aiutato a superarli, perché una delle cose fondamentali che fa questo metodo è aiutare a superare anche i momenti difficili. E quindi poi, ecco, la cosa fondamentale che mi ha dato questa sicurezza nel poter esprimere e parlare in pubblico, cioè, di queste cose. Cioè, poi chiaramente tutte le eventuali malattie, aiutare a contrastarle e guarirle in maniera più facile, prevenire delle malattie, anche perché combatte soprattutto, più che altro aiuta a superare lo stress. Che lo stress è la causa di tutte le malattie, lo sappiamo, no? Tutti certo. Quanti. Potenzia il sistema immunitario. Questi sono i benefici a lungo andare, ecco perché è cambiata la mia vita anche in questo senso. E poi ecco tutto l'interesse dei media, perché penso che sia una cosa talmente utile all'universo che l'universo ti chiama a insegnarla, no? Cioè proprio come... è il cielo che ci chiamano, diciamo. Ma quanto va esercitata questa risata? Cioè, è codificato, bisogna farlo per tot minuti di continuo, per tot minuti al giorno? Noi diciamo, anzi, è proprio il dottor Kataria che ce l'ha insegnato, che ci vogliono almeno 15 minuti al giorno, 10-15 minuti, ma in realtà deve diventare poi una cosa della tua vita, cioè ogni cosa può diventare un momento per ridere. Per esempio, anche già ti alzi la mattina, ti guardi allo specchio, c'è poco da ridere, però ti metti a ridere. Questo è quello che pensiamo tutti i giorni, io e Grazia. Però ti metti a ridere. Ma c'è pure una risata. E già la prima risata, poi ti metti la crema, noi, magari noi donne,
e ci mettiamo la crema della risata, cominciamo a ridere. Oppure ci laviamo i denti e facciamo una risata. Cioè, poi dopo faremo vedere anche delle risate, proprio nel quotidiano tu la puoi applicare. Ecco che diventa facile farlo anche. Ma si può sorridere a intervalli o deve essere una risata, certo, non da quando ti sveglia? Cioè 15 minuti di continuo a ridere, non so. Cioè, esiste anche la possibilità, però avviene in una fase della sessione che si chiama meditazione della risata o risata libera. E questo sì, avviene, spesso lo facciamo sdraiati in terra, la mattina si può fare a letto prima di alzarsi, e si fa questa risata libera. E questa può durare anche 10-15 minuti. E allora domani mattina io proverò, Giacomo, alle 4 ti svegli e inizi a ridere nel letto. Ma tu non mi chiamare però, perché correrai il rischio che rispondo e ti sento ridere dall'altra parte. Oppure, esatto, i vicini di casa magari possono... Però ecco, tu ci stai parlando di un modo di farlo in maniera isolata, a casa, eccetera. Però farlo insieme c'è anche un altro valore, perché come lo sbadiglio è contagioso, che sbadiglio io, sbadigliate tutti quanti, perché per qualche ragione che non è ancora stata, credo, spiegata, così anche la risata riesce a essere contagiosa. Ma infatti questa è una tecnica che nasce come tecnica di gruppo, poi è stata, diciamo, declinata anche per ridere da soli, ma in realtà nasce come risata di gruppo, perché c'è proprio questo discorso del contagio, insomma, del guardarsi, di giocare insieme, di tirare fuori il nostro bambino interiore. Allora, io la teoria penso di averla capita, ma la pratica è un'altra cosa. Certo. Ma ci puoi far vedere qualcosina? Come no, assolutamente. Siete pronti a ridere con noi? Anche noi? Noi siamo pronti. Okay. Allora, cosa facciamo? Come funziona? In piedi, seduti? In piedi. Ci alziamo in piedi. Se volete provate anche voi quello che stiamo facendo noi, eh? Ok, la prima risata, che di solito è la risata del benvenuto, cioè non ci conosciamo, ci dobbiamo presentare, invece di dire piacere Laura, piacere... Grazie. Ci guardiamo negli occhi e facciamo... Sono questo! fatelo pure voi! C'è anche una maniera orientale, proviamo. Vi rivolgete alle persone vicino a voi e invece di fare appunto piacere fate. Allora, all'inizio proprio, prima di fare le vere e proprie risate, noi introduciamo quasi sempre un riscaldamento. Se non ci viene da ridere subito, oggi ci viene subito perché siamo proprio nel clima giusto. E il riscaldamento è fatto battendo le mani. Arianna non si ferma più, infatti. Il problema è che dopo la risata inizio a piangere però. Va bene. Certo. Allora, il riscaldamento è fatto con un battito di mani ed è, non lo chiamiamo... il clapping con il mantra della risata ed è fatto in questa maniera: ho ho ha ha ha, 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 ho ho ha ha ha. Benissimo, bravi. Questo perché noi stimoliamo, facciamo una specie di digitopressione, stimoliamo dei punti, ecco. Com'è nell'acupuntura, e praticamente che cosa attiva questo? La produzione di pensieri felici, quindi anche quando andiamo a teatro, non ci piace qualcosa, battiamo le mani lo stesso, almeno ci fa bene. Riattiviamo la circolazione. Oltre a questo, noi intervalliamo gli esercizi, e questo pure fa parte proprio del portare la gioia, perché noi attiviamo la gioia con questa cosa più che la felicità, e è un incitamento, è come se ci dicessimo: sì, sei stato molto bravo, hai fatto bene, e diciamo molto bene. Proviamo ancora. 1, 2, 3. Molto bene, molto bene. Yeah!
Molto bene. Sta funzionando. Grazie, non si contiene più. Scusa. Non abbiamo ancora finito. No. Allora, una risata importantissima. Ma secondo me fa anche dimagrire questo esercizio. No, potrebbe, perché se noi lo praticiamo... Vero? Sì, perché c'è il movimento addominale. Lo sento. Sì, lo sento. E anche perché, come avete visto, noi non abbiamo fatto abbiamo detto proprio ho, ha, perché sblocchiamo il diaframma, ridere. Vogliamo fare altre due o tre risate? Come no, allora, la prima, dopo questa che abbiamo fatto di salutarci, è la risata di cuore. Si fa sul posto, la potete fare anche voi sul posto, ed è facendo un movimento con le braccia. Inspiriamo, portiamo le braccia in alto e invece di espirare ridiamo. Questo fatto in questa maniera, con il volto in alto, il mento in alto, produce anche degli effetti sulla nostra autostima. Quindi è importante anche fare questo esercizio per questo motivo. Ok. Va bene? Va benissimo, direi. Molto bene. Yeah. Molto bene. Allora, Giacomo. Poi un fazzoletto, grazie. Io vabbè. Ma non sei la sola, perché parecchie... È normale. Quali sono le reazioni, prima di salutarci? Perché abbiamo capito un pochino... qualche spunto, insomma, di quello che può essere questa disciplina, questo modo di... perché poi non è proprio, non sono esercizi, è proprio un modo di tecnica, anche di vivere, una tecnica. Beh, le reazioni sono positivissime, perché appunto se abbiamo un seguito che continua a crescere, evidentemente le persone lo trovano un metodo utile. Noi lo applichiamo a 360 gradi e dico noi, come associazione Yoga della Risata e Oltre, il nostro sito yogadellarisata.it per chi ci vuole venire a trovare, ma nel mondo si applica, nei club sociali, abbiamo un club online dove effettivamente le persone possono ridere gratuitamente collegandosi via Zoom. Poi lo applichiamo nelle scuole, lo applichiamo negli ospedali, nelle residenze per anziani, nelle carceri, ma anche nelle aziende, perché insomma c'è bisogno, perché... lo e stress. Allora noi oggi diventeremo i tuoi ambasciatori, proveremo a trasmetterlo qui a TV 2000. Grazie. Il nostro pubblico si eserciterà tutte le mattine. Grazie. Grazie Laura Toffolo, grazie Danny e grazie Arianna. Grazie.